Prego, consigliere Blanc. Grazie Presidente, Sindaco, Segretario, tutti gli intervenuti e sono felice anche di vedere il pubblico finalmente dopo un po' di tempo. Sarò breve così recuperiamo un po' di tempo. La mia prima interrogazione è sulla questione legata al pago PA. Il mio gruppo in realtà già aveva discusso in Consiglio Comunale e non solo su questa cosa. Perché? Perché come sanno tutti, da qualche mese è obbligatorio, e su questo siamo tutti felicissimi, il pagamento digitalizzato, diciamo così, nelle pubbliche amministrazioni per favorire la trasparenza e anche ovviamente per una questione di praticità. Quando però è stata inserita questa norma obbligatoriamente, noi subito ce l'avamo chiesti, ma non è che questo pagamento, soprattutto, io mi riferisco in questo caso ai monumenti, ovviamente si può fare in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, può essere problematico per alcuni tipi di utenti, per le persone più adulte, per un turista, eccetera, eccetera. Allora facciamo un'interrogazione dicendo, oltre a questo pagamento obbligatorio, è possibile avere qualche altro tipo di pagamento, un POS, un pagamento in contanti? E ci venne detto allora, la risposta fu, provvederemo ad avere un ufficio, che poi è stato messo in Piazza Nocelli, che è ancora presente, per pagare tramite il pago PA. Anche su questa questione noi dicevamo subito, ma tutti se ne sono accorti subito, è la pezza o la toppa, come si dice, peggio del buco, perché se un cittadino, un turista, cittadino no perché non paga il monumento, un turista o qualsiasi persona che vuole fruire dei monumenti, ad esempio della fortezza, deve tornare fino al luogo per ripagare il biglietto, a questo punto era meglio prima che andava al tabacchino che si trovava vicino alla villa, per pagare i 2 euro insomma, delle spese per il tabacchino, per almeno faceva meno strada. Però io ovviamente ho aspettato qualche mese, perché non voglio criticare su cose inutili, per vedere cosa faceva questo ufficio, magari sbagliavo io, ci sbagliavamo noi, e questo ufficio praticamente è servito a pochissimo, non solo perché è poco visibile, è nascosto ed ha pochi servizi, ma anche perché sui vari siti, sui vari tutti i vari luoghi dove dovrebbe esserci informazione, non esiste il numero di questo ufficio telefonico, il numero della PIA, il numero civico, e quindi le persone sono costrette di nuovo a chiamare i punti sui vari monumenti, il museo, l'affidato, la fortezza, eccetera, eccetera. Quindi, siccome oltre a questo problema si aggiunge un'altra cosa, perché la mia seconda valutazione è stata fare semplicemente, forse la cosa più banale che potevamo fare qualche mese fa, chiamare altri monumenti simili ai nostri e vedere come loro si comportano, quindi soprattutto nella nostra regione. Quindi ho sentito il Museo Civico di Bari, il Museo Civico di Lecce, il Museo Civico di Monte Sant'Angelo e ci hanno detto noi, oltre al pagamento, col pago PA, ovviamente obbligatorio, prevediamo anche il pagamento addirittura in contanti, che ovviamente sarebbe la soluzione, diciamo, migliore. Quello che chiedo io, quindi, semplicemente è di avere un pagamento alternativo, che sia contanti o che sia semplicemente il POS, su tutti i siti, così che i turisti possano avere la possibilità di pagare in loco. E vi spiego una cosa che mi è successa oggi quando sono andato a verificare questa cosa al museo, che probabilmente se si fossero messi d'accordo non sarebbe successa. Vado a chiedere informazioni alla dipendente, c'è un turista che prova a fare il pagamento dopo mezz'ora, perché è difficilissimo, devi andare sul sito, figuriamoci per una persona adulta, parte il pagamento, inizia a fare la visita, arriva sopra, prende il telefono, arriva la mail, il pagamento non è stato accettato, e la dipendente ovviamente, persona seria, ha detto guarda, io non posso più fare il giro, perché altrimenti tu usufruisci di un servizio a pagamento e magari se la prendono con me, e la persona si è dovuta andare. Quindi la domanda sinceramente che faccio davvero, perché è l'interesse di tutti, è che sia previsto in qualche modo un altro tipo di pagamento, qualche tipo di agevolazione al turista, così può vedere il monumento, il comune guadagna, aumentano i numeri, perché l'ultimissima cosa,
Ho chiesto i numeri delle visite al museo in questo mese, ad aprile, con le belle giornate, con Pasqua e Pasquetta aperti, e noi abbiamo avuto 24 visitatori al museo, 24 persone di cui 16 di Lucera. Questo mi è stato riferito dalla dipendenza, insomma, non mi sembrano numeri eccezionali. Quindi questa è la mia prima interrogazione. Posso? La seconda è ancora più veloce, sulla questione del servizio civile universale. Questa è una questione che mi sta molto a cuore, sia perché ci ho lavorato personalmente con altri consiglieri che sono oggi presenti, perché si collega anche in parte alla prima, in quanto noi abbiamo lavorato appositamente su progetti che hanno a che fare con i monumenti per vari problemi che conosciamo. Uno era il PagoPA, perché molti dipendenti sono anche adulti, magari non hanno troppe conoscenze informatiche, e due perché sono pochi, quindi avere dei ragazzi che stanno sul posto, che hanno possibilità di parlare con i turisti, che guadagnano, perché ogni ragazzo arriva a prendere dal Dipartimento delle Politiche Giovanili circa 450 euro al mese, che per 12 ragazzi al mese, per un anno sono 60.000 euro, che arrivano in città in tasche di ragazzi giovani che hanno difficoltà a lavorare, ed in più è anche riconosciuta come esperienza amministrativa. Se uno va a fare un concorso e ha fatto un anno di servizio civile universale, viene riconosciuto come un anno di lavoro, ed è una cosa grandissima. Siccome ho chiamato oggi stesso, anche in questo caso, gli uffici, mi hanno detto: noi non abbiamo assolutamente notizia di nessun tipo di atto, la commissione non si è insediata, non è stato avviato nessun lavoro, questo ripeto, mi è stato riferito dai dipendenti, volevo sapere se c'era, insomma, se su questo punto c'era la possibilità di velocizzare, perché sarebbe un grande spreco. Grazie. Grazie consigliere Curano.